Benvenuti a Sottorete, la prima storica puntata di Sottorete, dove parleremo di tutto il tennis, quello proprio marcio, quello dei campi in polvere, quello dei circoletti, o anche ovviamente di quello di alto livello, ma si parlerà soprattutto di Challenger e Futures e ATP. Sottorete, questo progetto che parte così molto in sordina, infatti scusate lo sfarzo, ma sono attento ai dettagli e si vede infatti. Allora, partiamo subito con i risultati in diretta del Masters 1000 di Madrid. Murray Simon sfida tutte e sfide tra teste di serie. Murray supera Simon 6-4, 6-2, non molti problemi. Nishikori idem con Gasquet, qualche problemino in più, 6-4, 7-5. Berdic a sorpresa supera Ferrer, che quest'anno 7-6, 7-5, 10-8 al tie break, il primo set, ragazzi, incredibilmente lungo. Djokovic, come al solito, rullo compressore, 6-2, 4-1 su Bautista. E siamo al tie break tra Cuevas e Kyrgios, un mini break di vantaggio per l'uruguagio, che sulla terra ovviamente fa il suo habitat naturale, a differenza magari di Kyrgios, che però ha battuto ieri Wawrinka, numero 4 del mondo. Dopo questo Masters 1000 ci saranno gli internazionali d'Italia. Queste sono le teste di serie che ci parteciperanno, non so se vedete bene, Djokovic, Murray, Federer sono tutti, e oggi sono giocate le prequalificazioni, anzi da qualche giorno si stanno giocando. Oggi c'erano le finalissime, anzi gli spareggi, per vedere chi raggiungeva Lorenzi, Caruso e Cecchinato, e andiamo a vedere il servizio. Sono terminate le prequalificazioni all'ATP Masters 1000 di Roma. Nello spareggio che si è giocato oggi, Sonego ha superato Arnaboldi in 3 set, dopo che il primo set era stato visibile su Super Tennis, che poi però un po' stranamente ha deciso di lasciare spazio al tennis femminile di Madrid senza italiane in campo, e quindi abbiamo visto soltanto il primo set tra Arna e Lorenzo, il canturino che ha cercato Arnaboldi di diverse palle corte, di mettere in movimento, stiamo parlando solo il primo set, ovviamente quello ci hanno fatto vedere, ha cercato di mettere in movimento Sonego, che il primo set ha sicuramente sofferto il grande gioco molto variabile appunto di Arnaboldi, che ha provato in tutti i modi a muovere il suo avversario. Gli altri due set sono stati però vinti dal giovane Sonego, che quindi esordirà in una Master 1000 per la prima volta in carriera. Il risultato finale ha visto Sonego battere Arnaboldi 4-6, 6-4, 7-6. Si giocava un altro spareggio, anche quello tra Giacalone e Vavassori, valido per un invito nelle qualificazioni sempre al Master 1000 ovviamente d'Italia. È andata bene a Giacalone, che ha superato Vavassori 5-7, 6-2, 6-4. Si giocavano anche le partite di doppio, ma un nubifragio si è abbattuto su Roma e ha fatto sì che queste partite siano state sospese. Giocava anche Giannessi in coppia proprio con Arnaboldi per un invito nel tabellone di doppio, sempre ovviamente stiamo parlando di Roma. È entrato Fabiano nelle qualificazioni della ATP Master 1000 per classifica, e quindi libererà una wild card per le qualificazioni. Non sappiamo a chi andrà, forse a Vavassori, che appunto come abbiamo detto ha perso con Giacalone, oppure si deciderà insomma di dare l'invito a qualcun altro. Giocando anche il Challenger di Roma, dove un diluvio universale ha sospeso la partita tra Tungellitti e Volandri, le calende del cielo si sono aperte e quindi non si può giocare col gommone, sospese tutte le partite, anche Pellegrino che giocava contro Filip Krajinovic. Ed eccoci qua, quindi abbiamo visto che al Challenger di Roma purtroppo non si è giocato, c'era curiosità per Andrea Pellegrino, il primo quarto di finale in carriera a livello Challenger. E diamo uno sguardo agli italiani nel ranking live.
Per la prima volta dopo una vita, Simone Bolelli perde i 90 punti dell'anno scorso di Madrid ed esce dai primi 100, perde ben 25 posizioni. Perde parecchio anche Vanni, 20 posizioni. Volandi conquista qualche punto, doveva giocare oggi, nulla da fare, ha piovuto, avete visto, sta diluviando, qua per fortuna no. Napolitano e Bamum dei best ranking, numero 338 e 346 rispettivamente, buoni i loro risultati a livello futures per Bamum a Santa Margherita di Pula e a Roma nel challenge per Napolitano. Volevo farvi vedere appunto di Pellegrino, il giovane che questa settimana si è fatto conoscere con il suo primo quarto di finale challenger, 339 posizioni conquistate, numero 808 del mondo. Diamo uno sguardo ai risultati del circuito Futures, che non riesco a trovare. Eccoli qua, i risultati di oggi, dei nostri idoli, proprio i campi più, quelli più, capito? Crepaldi batte Ben Susson, siamo a Margherita di Pula, in Italia, in Sardegna, pubblicità del cacchio, dove appunto Crepaldi batte Ben Susson 6-1, 5-0, poi si ritira l'avversario, grazie, stai perdendo 5-0, guarda qua. Moroni supera Frigo, quindi il derby lo vince lui, Casper Ruud purtroppo elimina la nostra testa di serie numero 3, Claudio Fortuna. Ci spostiamo in Croazia, dove Bellotti ha vinto sudando un po' contro Konstantin Mute, che non so chi sia. Vittoria Nagao Sukamurri, che aveva preso il suo primo punto ATP 6-1-6-1. Oriol Roca Battaglia supera Ronduni in 3 set. Luisi supera Precel, qui eravamo però nel Futures usati di Turchia. Quindi fondamentalmente abbiamo perso parecchi italiani, ma qualcuno è passato, soprattutto Santa Margherita di Pula, dove ne abbiamo due. Testa di serie numero 1, Crepaldi, anzi numero 2, e Moroni, che ha superato Frigo. Grandi ragazzi. E ora inauguriamo una rubrica che si intitola Ne so un belino. Anzi, non ne so un belino. Andiamoci a vedere. Benvenuti a Non ne so un belino. Per chi appunto non conosce il tennis in modo approfondito, oppure lo segue ma solo a grandi livelli, o comunque non sa tutto quello che c'è dietro, un torneo, un sorteggio, la entry list, tutte queste cose, il seeding, tutte queste cose qua, partiamo oggi con la entry list dei tornei che si giocano settimanalmente a livello ATP, Challenger e Futures. Che differenza c'è tra ATP, Challenger e Futures? Il prestigio. I punti, i soldi che danno, gli ATP danno un sacco di punti e un sacco di soldi, quindi i tennisti di alta classifica tendono a giocarli, ovviamente. I challenger, una certa fascia di giocatori, e i futures, quelli proprio un po' più scarsini, quelli che magari non hanno neanche un punto, ce l'hanno uno, due, tre, a livello ATP stanno intorno al numero 1000, numero 800, 600 e così via. Oggi, come esempio, ho preso l'entrelista del torneo di Rotterdam, che si è giocato a febbraio. Essendo un torneo comunque abbastanza importante, aveva un'entrelista interessante. Si chiudeva al numero 50 del mondo, con Gabashvili. Cosa vuol dire entrelista? Sono quelli che si sono iscritti a questo torneo. Non tutti lo hanno fatto. Dov'è il numero 1? Vedi qua che c'è 3. Sarebbe Federer, il numero 3 del mondo. Casquet, il numero 9. L'1, il 2, il 4, il 5, 6. Non si sono iscritti a questo torneo. Non hanno giocato, hanno fatto una settimana di riposo. O hanno fatto altri tornei. Appunto, questa entrelista si è chiusa al numero 50 del mondo. E quindi questi giocatori, in teoria, erano quelli che facevano parte di questo torneo ATP 500. Chi sono gli alternates? Sono altri giocatori che si sono iscritti, però non rientravano nel numero massimo, cioè di giocatori che potevano partecipare a questo torneo. È a numero chiuso, diciamo, come un concorso. Però perché rimangono iscritti? Perché comunque c'è sempre qualcuno che durante, diciamo, l'avvicinamento al torneo decide di non giocarlo più. Non so, per i cazzi suoi, insomma, motivi suoi, non lo so, vabbè, un fortunio, non c'è una voglia, va in vacanza, cacchi suoi. E come in questo caso Federer, vedete che è cancellato, tacchete, oppure Kyrgios, tacchete. E quindi i due successivi prendono il posto, vedete che sono in verde Chung e Rosol, 51 e 55 nel mondo rispettivamente, si qualificano. Qua c'è scritto Special Exempt, che dà un posto in più, scritto 1 su 2, dà un posto in più, non so neanche io cosa voglia dire, però dà un posto in più.
andava Janovic, che però anche lui, anche se alternates, si è detto: no, non lo gioco questo torneo, mi cancello. Bolelli, che mi sembra che era rotto, si è cancellato e quindi è entrato Istomin. E quindi questi giocatori faranno parte, verranno sorteggiati secondo un tabellone in stile Champions League, come potete ben vedere, o Coppa UEFA se preferite, in cui insomma si va a eliminazione fino a una finalissima, che in questo caso ha vinto Klizan. Tutti i tornei, ci sono anche un secondo torneino che si svolge qualche giorno prima del tabellone principale, ed è quello di qualificazione, che dà 4 posti questo torneo. Anche qua un mini torneo di eliminazione, fanno solo 2 partite. E chi vince passa. E sono questi quattro qua, i qualifiers: Kuznetsov, Mau, Dodig e Gulbis. E si aggiungono questi quattro al numero di giocatori che in precedenza avevano fatto parte della entry list del tabellone principale. Anche le qualificazioni hanno il loro entry list, con la gente che si cancella, la gente che spera che qualcuno si cancelli per entrare. Così è successo. E si va quindi a completare il torneo e a sorteggiare, come con le teste di serie che non si incontrano subito, in modo da non creare una disparità di forza, magari nella parte bassa del tabellone arriva in semifinale uno scarsone perché qua sono tutti scarsi e qua sono tutti forti. Quindi ci sono le teste di serie, come nella Champions League, per non fare magari subito Real Madrid, Barcellona, Dinamo Kiev, Celtic, per dire. E quindi insomma, questo è tutto per questa puntata di Non ne so un belino. E la linea a Giucano. Chiaro? Spero. Vabbè, sotto rete, appunto, eccoci qua. Andiamo a dare l'ultimo sguardo a Madrid, dove Djokovic, nel frattempo che noi parlavamo, ha vinto e Kyrgios ha ribaltato il risultato del tiebreak del primo set. Ah, scusa, c'è. Poi pulisco. E ha vinto il primo set, però è sotto di un break già subito nel secondo, quindi partita che sembra essere parecchio interessante. Si finirà con Sok Sosa, Raonic Dzonga e stasera alle 8:05 Nadal contro Querrey, il grande padrone di casa. È tutto per questa prima storica puntata di Sottorete, ragazzi. Ci sentiamo, mi raccomando. Fatevi sentire, se andiamo a fare una bella biletta. Tanto sono tutti i miei amici quelli che guardano sta roba. No, vabbè. E quindi, ragazzi, Sottorete, il TG online del tennis.